Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saintro, uno a parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata dopo la scorsa in cui ci avevano sparato rinchiuso dentro un cavolo di cofano di una macchina, buttati in acqua e noi abbiamo inseguito il nostro assalitore e ucciso. Il punto è che è rimasta solamente quest'ultima area, quella dove c'è la loro dimora. Quindi siamo già arrivati alla fine. Mi sembra che i Rollers siano stati la fazione più veloce che abbiamo completato. Ci abbiamo messo veramente pochissimo. Martiri. Did you catch the news? Looks like they found Lynn's body floating in the river this morning. Sorry, dog. I know you did everything you could. Ero lì con lei, lo so. Grazie. Johnny's gonna take it pretty hard when he finds out. You can bet your ass that he's gonna be calling for blood. Listen up, people. We're done dicking around with the Saints. These streets were ours before those bitches from the road showed up. And when they stepped, mi sa che showdown finale, botte qua, eh. They fucked up our deliveries and we just took it. And now they killed my uncle and who knows what the fuck they did to Donnie. Now I'm only gonna say this once. We're not gonna sit here and fucking take it. Hell no. Shit. Yeah. Light them up, boys. For Donnie. We're burning Saints Row to the ground. Fuck the lot of these bitches. We're not gonna wait for them to hit us again. We're taking the fight to the rollers. Yeah, well, we might have to rethink that plan. What's going on? Word is, every roller that Price could find is headed this way. How much time we got? Shit, man, I don't know. My man says they're moving pretty fast. All right, you coming with me. We got some rollers to fuck up. Va bene, capo. Oh, ti prego, devo guidare io? Ah, che palle. Ma perché devo guidare sempre io, Julius? E i miei companion, ciao. Buona serata anche a voi, ragazzi. It'd be crazy to charge that convoy head on. We'll swing round behind them and take them out one at a time. Sì, come no, Julius. Come sempre, l'ultima missione mi ci vorranno almeno due o tre retry per riuscire a completarla. Ne sono abbastanza sicuro. Che è successo? La sta macchina però, eh. Ne sono abbastanza sicuro di questo. Il punto è che in realtà i Rollers sono stati veramente la fazione che ci abbia messo molto meno tempo rispetto a tutte le altre. Quindi non è che mi aspetti un combattimento finale di chissà quale livello. Però le missioni finali sempre in due, quando potremmo, non lo so, avere una macchina a quattro posti, portare più gente possibile e, non lo so, fermarli. No, eh. Troppo comodo così, Julius. Let's take these bitches out. You shoot, I'll drive. Sì, signore. Mi va benissimo, guarda. Lanciarazzi. Julius, però... Va bene tutto, ma devi anche muoverti, eh. Io sparo anche alla gente, ma tu devi continuare a muoverti, bello. 9 macchine rimaste. Guardalo, guardalo che... Sei vecchio, Julius. Come ho fatto a prenderla, credimi... Non lo so neanche io. Non lo so neanche io come ho fatto a prenderlo. Meglio avere sempre il lanciarazzi a portata di mano, comunque. E la Madonna, aspetta! Look who took a wrong turn. Oh. Ecco fatto, guidatore andato. Non inseguire le macchine che esplodono, Julius, però, eh. Va bene tutto, però. Un attimo di cervello. We ain't letting you hurt the road. You're not getting away, though. He's trying to stop me. Aspetta. That's right. Make these motherfuckers pay for what they did to Lynn. Ho capito, però. Why you gotta be like that? Keep shooting like that, they'll never make it to the road. Ce n'è uno dietro? Ma scusami, come facevo col tempo?
Scusa, è lui che non ci è arrivato fino a qua. Ma non è colpa mia qui, e qua il tempo è stata colpa di Julius. Scusami, io più di sparare quando lui si avvicina cosa dovevo fare? Questa è esattamente come la missione con Dex. È uguale, stessa roba, solo che per fortuna non ci sono i lanciarazzi a farci esplodere a noi. Solo che in realtà è anche peggio, perché è a tempo. È a tempo. Cioè, qua è colpa di Julius se perdiamo, eh. Guarda qua. C'è più di fare così che posso fare. Qua è colpa di Julius, eh. Guarda come guida lento. Tutto calmo, tutto tranquillo. Dio mio. We almost got the son of a bitch. We ain't letting you hurt the road. That's right. Make these motherfuckers pay for what they did to Lynn. Hey, tu guida però, eh. Ti devi muovere un po' più veloce, Julius, se vuoi che li colpiamo. Ecco fatto. Uff. Now let's finish off Price. Ecco fatto. Via la polizia anche. We're coming up on Price. Let's take that motherfucker out. No dai, ti prego. Almeno il boss finale fammelo combattere. Tere per bene. Nigga, you should buckle your seatbelt. Just the same, one getting away ain't bad. Let's get out of here, player. We'll deal with Price once you get patched up. Julius, lo sai che questa è tutta colpa tua, eh? È tutta colpa tua, Julius. Guarda che bella la mia macchina ora. Eh beh, quindi... Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!